Buonasera signore e signori, sono Ash88, benvenuti quest'oggi con la decima parte della nostra guida Pokémon Rosso. Quest'oggi ci avviamo verso il tunnel roccioso, quello che porta alla Vandonia, ma prima, se vi ricordavate, un piccolo riassunto per quelli che se lo sono perso. Nell'ultima parte abbiamo sconfitto, nelle ultime parti, via, prendiamola un po' più larga, abbiamo sconfitto Lissergia, siamo montati sulla motonave Anna, abbiamo sconfitto il nostro rivale, siamo andati a prendere la MN05 che conteneva Flash, appunto, e adesso ci avviamo verso il tunnel roccioso che faremo, credo, nella prossima parte, anche perché è un tunnel abbastanza lungo, è anche abbastanza noioso, quindi lo rimandiamo. E quest'oggi mi volevo dedicare appunto a sconfiggere più allenatori possibile. Sto continuando a premere i tasti degli altri giochi. Allora, questa aveva, non mi ricordo che Pokémon, boh, mettiamo davanti PG8. Da questa parte qua, praticamente in questo percorso, ci saranno veramente un sacco di allenatori, quindi un modo in più per allenare la nostra squadra. E poi prima del video mi sono messo a guardare chi potrebbe imparare la mossa Flash, appunto. Flash che in questo caso, cioè in questa versione qua e le versioni, credo fino alla quarta, forse anche a... no, sì, la quarta. Dai, ok, ce la puoi fare, Oddish. È una MN, non è una EBT. E quindi insegnare Flash a un Pokémon vuol dire togliere veramente uno spazio a una mossa abbastanza utile, o magari che può essere forte. L'unico che la potrebbe imparare è... qui usa Sonnifero, allora usiamo la ipervelocità. L'unico che potrebbe impararla, ho visto, è Kadabra. Il problema è che è da tenere in conto se utilizziamo Kadabra fino all'ultimo, e quindi in questo caso cioè non gliela insegno, oppure se togliere direttamente Kadabra al posto di boh, qualche di un altro, perché io avevo pensato, usa paralizzante, quindi si può usare la ipervelocità, tanto se no ci si sta veramente 70.000 anni. Ok, grazie. Quindi io ho sbagliato, però mi passate il computer. Io avevo pensato che a noi sicuramente ci servirà, via. Ma poi vabbè, questi li prenderò fuori dopo, però una bella scorta. Stavo pensando, a noi ci serve anche un Pokémon di tipo elettro. Allora, quindi Pokémon volante, uno acqua, Nidoking, e poi abbiamo spazio per altri tre Pokémon. Ora, se diciamo vogliamo utilizzare Kadabra, devo trovare qualche un altro dei Pokémon che possa imparare Flash, e non è facile. O catturo un altro Abra o un Drowsy, perché ecco, non è abbastanza facile. Quindi con l'ingresso di Eevee nel caso di Jolteon arriviamo a 4. Dopodiché ci serve sia un Pokémon di tipo fuoco che un Pokémon, boh, o lo mettiamo lotta, oppure non saprei proprio perché. Pokémon di fuoco ci vuole per forza. E un Pokémon elettrico, ovviamente, anche per quello. Però a me sarebbe piaciuto anche avere o un Pokémon di tipo lotta, perché Gary, cioè Gary, insomma, il nostro rivale, alla fine del salmo avrà veramente dei Pokémon forti quando dovremo andare a batterlo alla Lega Pokémon. Sicuramente avrà Gyarados, insomma, alcuni Pokémon me li ricordo, altri no. Quindi volevo, insomma, anche... sto ripicciando i tasti del computer. Volevo un consiglio anche da voi per quanto riguarda la squadra, come poterla aggiustare e fare. Perché, ecco, non avevo voglia di... cioè, da una parte probabilmente sarò costretto ad utilizzare Growlithe come Pokémon di tipo fuoco, anche perché non esistono altri Pokémon qua. Cioè, ce n'è due o tre, ma non tantissimi altri. Quindi probabilmente dovrò prendere Growlithe, oppure nella zona Safari riuscire a boh, vedere di trovare qualche Pokémon particolare, e allora si potrebbe anche utilizzare un Pokémon fuoco. No, credo che non ce ne siano degli altri, a parte Growlithe, vabbè, Magmar credo, però Magmar è difficile da trovare anche perché è
veramente un botto, tantissimi anni che non ci rigioco a questo gioco e non mi ricordo nemmeno dove trovarli, quindi potrebbe essere anche abbastanza drogo come cosa. Ah, qua su c'era un altro allenatore, mi alzavo presto ogni giorno, oddio, ho letto malissimo, sono ancora raffreddato ovviamente, è tipo due settimane che ho un raffreddore e non mi passa. Lottiamo contro un Beedrill, perché lo sprite di Beedrill è veramente abnorme, cioè guardate là, è veramente veramente elegante, occupa un quarto di schermo. Energy Conch, andiamo in quarto di nuovo, ok, via, brutto colpo, grande di Torino. Credo di farlo evolvere quando riguardo anche le mosse che puoi imparare su Pokémon Rosso, però penso che si potrebbe anche far evolvere. Mi pare che tanto Terremoto non la prenda, anzi mi sembra che te lo dia, cioè mi dia la, si trovi la MT, non mi ricordo. Poi comunque sia Nidoking può imparare anche Surf mi pare in questa versione qua, quindi nel caso non sarebbe male. Potrei insegnare Fuoco Bomba, che a questo punto ovvieremmo si dice, potremmo saltare per di catturare, quanto c'è da Pokémon bello, fammi vedere, no Rasta, ok, così che cattura Pokémon tipo fuoco, però uno di fuoco secondo me è utile, non so se ci vuole. Qua c'era un avventuriero, un avventurami, quindi rimettiamo quarto attorno davanti, usiamo la super velocità qua, ogni tanto devo usarla perché veramente sono delle lotte che sono assurde. Quella ha fatto 360, incredibile. E poi c'era uno strumento, mi pare. Forse no. Forse è la mia immaginazione. Ok, andiamo di sotto. Andiamo di qua, usiamo quarto attor di nuovo. Ok, body slam, via. Venonati, body slam di nuovo. E quarto attor sarà a livello 27. Ok, quindi quarto attor penso che ne ha abbastanza. Poi qua non mi ricordo che Pokémon si trovano. È un po', ve l'ho detto, che non ci rigioco. E cioè, che ci rigioco magari, sai, Pokémon verde foglia, rosso fuoco, bene o male, sono questi modificati, ma sono sempre che pressoché questi. Però boh, è strano un po', non mi ricordo che Pokémon. Ekans, grande Pokémon. Che poi molti degli sprite che vedete qua, cioè in questa versione di gioco, nella versione di Pokémon Rosso, Pokémon Blu, Pokémon Verde che ci ha giocato, molti Pokémon sono stati cambiati, tipo alcuni Pokémon non si vedono più in un modo ma si vedono in un altro, tipo Wartortle non ha più le alette, mi sembra che non ha le alette, vengono fatte male, un sacco di cose. Geodude a livello 20, usiamo la super speed. Probabilmente potremmo iniziare anche in questa parte a fare il tunnel roccioso. Credevo che fosse più lenta, ma oddio, gli allenatori, poi lo dico quasi sempre per iniziare, ma poi dopo quando guardo sta a livello 28, una cosa sola. Dopo tanto quando siamo qui a affrontare questi allenatori, rimetto la velocità hyper. No, volevo cambiare. No, ma perché fico sempre il tasto del computer? Una cosa assurda. Allora, G8 davanti. G8 ce la può fare. Zone è incredibile contro Meo. Meo forse può imparare Flash. In una versione lo imparavo, non ricordo, era questo. Fammi vedere qua. Dovrebbe vedere. Trovare. No! Ma come ho fatto a tirare una Pokéball? Non lo volevo catturare Ekans. Volevo vedere. Oh, eccolo, vai. Abbiamo trovato il nostro Pokémon che può imparare Flash. Bene. A posto. Allora a questo punto facciamo altri 5 minuti di video. Ma sì, dai. Che poi in realtà saranno mezz'ora. Ok, deposita. Andiamo a depositare Oddish. E andiamo a depositare Ekans. E andiamo a ritirare Voltorb. Questi danno niente, ma che questo, ma che, ok, usciamo.
facciamo? Allora, a questo punto, facciamo così. Faccio la prossima parte, la faccio un po' più lunga, dato che oggi sono un po' di fretta. E il tunnel roccioso lo facciamo nella prossima, anche perché mi sono ricordato di andare a prendere i repellenti e strumenti vari per la cura e tutto il resto. La cura e l'igiene del corpo. Sì, dai. La facciamo la prossima, quindi come al solito vi dico, votate, commentate, iscrivetevi. Parte un po' più breve per avere quella più lunga nella prossima. Un ciao da 78, ciao ragazzi.